grazie per questa presenza, era una conferenza stampa, però vedo che è diventata ovviamente una sorta di conferenza stampa partecipata, quindi grazie a tutti per la presenza. Io oggi faccio rivesto il ruolo diciamo di moderatore, di presentatore, non so se mi si addice, insomma mi sforzo di fare politica tanti anni, però quello di presentatore non credo che mi si addica molto. Dovevamo scegliere qualcuno, insomma, alla Lupi, no? Che facesse un po' lo showman. Fedele, vado avanti. Lupi è più bravo. Ovviamente oggi a Reggio Calabria presentiamo i primi 20 circoli del nuovo centrodestra che sono nati nella città di Reggio Calabria. Prossima settimana ovviamente presenteremo quelli invece, i primi 20 della provincia, quelli che si sono iscritti per prima a Roma, e ovviamente chiediamo scusa, ma capirete molto bene che già sul Reggio non sono 20 nati, forse già sono oltre 50 nati in queste ultime ore. Noi abbiamo preso i primi, quelli che hanno inviato già a Roma la richiesta di iscrizione e che io in queste ore ho già autorizzato come circoli da Roma per la nascita. E, dicevo, ce ne saranno già 40 o 50 solo sulla città, e questo è un bel segnale che questo gruppo sicuramente vuole dare alla città di Reggio Calabria. La politica deve tornare protagonista, la politica deve tornare in prima linea per condurre una grande battaglia di civiltà, di progresso, di futuro, di prospettiva. Reggio ha bisogno di politica. E quindi credo che il vero grande messaggio che oggi viene lanciato è questo. Come vedete c'è un mix, c'è una netta prevalenza di giovani e anche di ragazze, e anche, diciamo così, di qualcuno un po' più avanti negli anni, ma mi sia consentito che anche quei capelli bianchi che vedete qui oltre i miei è una presenza, permettetemelo di sottolinearlo, di qualità, di professionalità e di anche riferimento della nostra città. E quindi questo è un motivo anche di soddisfazione, perché abbiamo creato e stiamo creando e vogliamo creare una grande squadra in grado di affrontare i temi così delicati che una città come la nostra oggi deve affrontare. E quindi presentiamo i primi 20 circoli che sono nati, dove viene messo in risalto in questa circostanza che c'è una presenza anche folta di giovani. E questo è il segnale anche importante, che in un momento così di grande difficoltà, di emergenza, in un momento in cui vi è un accanimento a volte anche nei confronti della città, vi è un lassismo e un'indifferenza nei confronti di Reggio, c'è la Reggio che è quella, come dice in qualche circostanza, ha ribadito l'assessore Arena, ha detto c'è una maggioranza silenziosa di questa città che è quella che non si nota, che non parla, che non fa rumore, che non manifesta, ma è la stragrande maggioranza dei reggini che vogliono tornare alla normalità, che vogliono riacquistare la loro libertà, che vogliono riacquistare il principio di democrazia, significa del diritto di voto, di condivisione, di manifestare, di condividere, di non condividere, o comunque di avere un interlocutore che ad oggi purtroppo in una stagione come questa non c'è, in un momento in cui la fa la padrona in tutto e per tutto la mala burocrazia che in questa città è tornata protagonista. E allora l'idea è quella ovviamente di costruire nell'attesa dell'arrivo anche del nostro leader nazionale Angelino Alfano, di costruire un partito che sia radicato, un partito che sia forte, un partito che si sappia confrontare, un partito che sappia rappresentare le istanze dei cittadini, un partito che non dimentichi che la vera forza di una comunità, di un gruppo dirigente, è la capacità di rappresentare le istanze dei territori, e quindi tornare in mezzo alla gente per ascoltare, per capire, per anche condividere, ma soprattutto anche per incominciare a raccontare, perché quello che farà il nuovo centrodestra in questi mesi, nei prossimi anni in questa città, è raccontare il perché e far capire a chi ancora forse non vuol capire cos'è successo e perché in questa città, perché questa città da una grande spinta di popolarità e di grande dimensione di livello nazionale e non solo, oggi è stata affossata. Chi sono i suoi complici, chi sono i colpevoli, chi sono i mandanti, chi sono coloro che hanno voluto relegare questa città in un ruolo marginale? E allora questa spinta che nasce oggi con i circoli del nuovo centrodestra è il frutto di un gruppo dirigente che ovviamente si mette e si schiera sempre in prima linea,
che ovviamente manifesta sempre di più la sua capacità di essere con coraggio a spendersi qui per la città, con tutte le difficoltà che si vivono, con tutte le lacune che ci sono, con tutti gli errori che si possono essere anche stati fatti, che poi vedremo quali errori, e poi con tutta una serie ovviamente di scelte che oggi dovremo cercare di misurare e di confrontare anche col cittadino comune. Quindi il mio ringraziamento ovviamente va a tutti coloro che si sono spesi in queste settimane, in questi mesi della nascita del nuovo centrodestra. È una grande sfida la nostra, capirete molto bene. Per noi era molto più facile, per noi tutti, traghettare il passaggio in Forza Italia. Sarei rimasto coordinatore regionale, avrei avuto personalmente, io come gli altri, avremmo avuto la comodità di continuare ad avere un leader come Silvio Berlusconi, che parlava per tutti, che anche laddove non c'era la politica si sostituiva lui con la sua leadership, col suo coraggio, con la sua forza, con la sua comunicazione. Noi invece abbiamo fatto una scelta, di costruire un soggetto politico, di affrontare una stagione di intemperie, ma lo abbiamo fatto perché crediamo fortemente nella politica che ha interlocutori, che ha uomini e donne in carne e ossa che sono capaci di portare le istanze, di uomini che si vogliono spendere perché hanno a cuore le sorti della propria comunità, di una politica dove si riparta dal basso. Il nuovo centrodestra ha questa caratterizzazione, il nuovo centrodestra parte con un'idea. Questo è quello che noi abbiamo già scritto, che io ho già inviato anche nella qualità di, diciamo così, responsabile nazionale dei circoli ai nostri dirigenti sul territorio. Cioè l'idea di un partito che nasca dal basso, che sappia e possa eleggere il suo coordinatore provinciale attraverso il voto dell'iscritto, che possa eleggere il suo coordinatore regionale attraverso il voto di chi poi stabilirà il congresso dentro lo statuto, se saranno tutti gli iscritti o i coordinatori dei circoli, cioè di fare un percorso che tende a dare forza a chi sul territorio è rappresentativo, a chi sul territorio riesce ad essere leader, a chi sa ritagliarsi uno spazio ed essere credibile nella propria comunità. Quindi diventa un partito federalista che ha il controllo da Roma, ma che delega alle sue classi dirigenti le funzioni, i ruoli, le azioni e le scelte sul territorio. La politica nazionale poi la faremo noi ovviamente sull'indirizzo e sulle tematiche nazionali. Quindi volevo ringraziare, prima di passare la parola, ovviamente il senatore Nico D'Ascola, che era qui ma è dovuto scappare perché anche di sabato ci sono i processi, quindi aveva un problema legato alla sua anche professione, il senatore Antonio Caridi, il senatore Bilardi. Volevo ringraziare ovviamente l'onorevole Rosanna Scopelliti, volevo ringraziare i colleghi del Consiglio regionale della Giunta, quindi l'assessore Arena, l'assessore Fedele, il collega Gianni Nucera, il collega Imbalzano, il collega Crinò, spero di non dimenticare nessuno dei colleghi consiglieri, e dimentico sempre Tilde Minasi, siccome ho un legame con Tilde antico, la vedo più da amica che come politico, ogni volta non la cito mai, quindi Tilde viene citata due volte oggi per merito, anche perché è stata la primissima a mandare i circoli diciamo a Roma. E ovviamente ringrazio, non come consigliere regionale, anche Daniele Romeo, che nel suo ruolo anche di livello nazionale del mondo giovanile ha dato un grande contributo al coordinamento delle attività dei circoli. Ma il grazie va a tutti quelli che in prima persona si sono spesi per far nascere i circoli, per lanciare questo messaggio, per dimostrare che la politica è una politica di grande svolta, che vuole essere una politica di grande cambiamento. Mi sia consentito anche di rivolgere insieme a voi un saluto caro e affettuoso ad Alberto Sarra, che non è qui ma che tornerà a Reggio prossimamente, che la prossima settimana sicuramente tornerà a Reggio dopo l'ennesimo calvario della sua vita, chissà se adesso qualcuno scriverà o faranno ancora qualche altro spettacolo, insomma, dedicato alle sventure e alle disgrazie delle persone, perché anche questo ci hanno insegnato che è possibile in questo paese. Quindi il grazie a tutti quelli che hanno contribuito in tutto e per quello che faremo, perché questo è soltanto l'inizio della nascita di questi circoli. Io passerei la parola velocissimamente ad Italia Romeo, che è una delle presidenti dei circoli, che elencherà i 20 circoli
presenterà ovviamente i 20 presidenti e anche il nome dei 20 circoli, i nomi dei 20 circoli. Grazie governatore, buongiorno a tutti. Consolata Lampi è il presidente del circolo Via Tripepi, Pasquale Ronzio il circolo Niche, Vittoria Chirico il circolo Atena, Lillo Romeo circolo Psiche, Ausilia Barbaro è la presidentessa del circolo Reggio Evviva, Maria Nucera circolo Regione Il Fare, Luana Angelone circolo Heracles, Federico Milia circolo Rinascita Reggio, Ilaria Romeo circolo Antenor, Ludovica Guerriero Warriors, Lorenzo Federico Insieme per Fare, Antonella De Carlo Giovani Obiettivi, Angelo Suraci circolo Mosorrofa, Enzo Vitale circolo Città Libera, Simone Libri circolo Ibis, Antonio Clemenze circolo Portanova, Maria Rita Nucera circolo San Giorgio, Nicolino Dascoli circolo Giovane Reggio, Filippo Frattima è il presidente del circolo Bronzi di Riace. Bene, grazie Ilaria. E prima dicevo abbiamo ovviamente anche delle presenze per noi importanti di questi primi circoli che nascono. Volevo ringraziare ovviamente insieme a tutti i ragazzi alcuni rappresentanti e appunto di questo, per questo motivo darei la parola per il primo intervento al dottor Enzo Vitale per una sua, diciamo così, testimonianza e una sua considerazione su questa idea del nuovo centrodestra che nasce a Reggio Calabria del suo circolo. Grazie Presidente. Devo dire, qui in sala vedo che sono amico, conoscente, con quasi il 70-80% dei presenti e sanno delle mie idee di politica portate avanti in tutti questi anni, ma sanno anche del mio mancato impegno diretto in politica di tutti questi anni. Impegno diretto che è mancato per una posizione mia psicologica, io non riesco a dire le cose che non penso e non riesco poi a non fare le cose che dico e che scrivo, perché ho il vizio anche di scrivere qualcosa. E allora l'ostacolo è stata la presenza di una persona che da un certo punto di vista ha sdoganato la destra italiana facendola rientrare nel circuito delle forze democratiche, però dall'altra non c'è stato mai un feeling particolare che mi abbia spinto verso colui che si può dire il padre della moderna destra italiana, parliamo di Berlusconi. Quando questa pregiudiziale è caduta meno, mi sono ritrovato in prima linea a dovermi sentire di dover accettare l'impegno mio morale di spendermi direttamente in politica, facendo politica diretta e attiva. E in questo mio inizio di percorso mi sono trovato affiancato da dei carissimi amici con i quali si condivideva il desiderio di spendersi direttamente in politica e che avevano avuto lo stesso problema mio a non farlo. E allora con questi amici abbiamo creato, accettando l'invito del Presidente, a organizzare dei circoli che diciamo hanno la stessa età e sono contemporanei a quello che io rappresento in questo momento, il circolo cittadino, ossia il circolo Euterio presieduto dalla dottoressa Ferrari, il circolo Società Aperta presieduto dal professor Ferreri e il circolo Democrazia e Libertà presieduto da un giovane che dovrebbe raccogliere un po' le istanze dei giovani professionisti reggini, anche per eventualmente sottrarli alle sirene dei 5 Stelle che in effetti proprio fra la giovane classe professionale reggina fanno tanti eletti. Detto questo, cos'è che si propone, che ci si può proporre quando ha una certa età ci si spinge in questo territorio
Io direi più che inesplorato, nemmeno inimmaginato, perché credetemi, fino a un paio di mesi fa non immaginavo minimamente di potermi trovare in queste condizioni, pur avendo assecondato, affiancato e sostenuto il percorso politico del governatore in questi anni, non l'ho mai fatto in maniera, diciamo così, diretta e aperta. E qua, per il programma di questi circoli, non sarà altro che quello di riprendere ciò che a quattro mani con il governatore abbiamo scritto qualche anno fa in quel libro Un'idea di città, e un'intervista praticamente fatta da una lunga intervista, mi sono impiegato quasi una settimana a chiacchierare, abbiamo raccolto quello che secondo il governatore era la sua idea di città, condivisa e aggiustata anche con delle opportune riflessioni mie personali su quello che doveva essere il destino della nostra città. Che cosa significa questo? Significa riprendere il modello legge, rivisitarlo alla luce di tutto quanto è successo in questi anni, adattarlo alle esigenze attuali della città, che purtroppo non sono più quelle di qualche anno fa, e rilanciarlo. Ma come rilanciarlo? In un'ottica che non può precludere un affaccio e un abbraccio alla nostra città gemella di Messina. D'altronde io presiedo anche una fondazione, la Fondazione Mediterranea, che naturalmente non ha fatto mai politica, io non la farà mai, perché deve rimanere una entità staccata dalla dialettica politica in senso stretto. La nostra idea è quella che, guardando lontano, non ci può essere un futuro importante per la città metropolitana di Reggio se non collegata con la città metropolitana di Messina. D'altronde questi sono dei temi sui quali è inutile dilungarci, perché sono ormai accettati, condivisi, fanno parte del vissuto ormai culturale della nostra città, e sarebbe un po' pleonastico ritornare sull'importanza che questi temi hanno per la nostra vita. Concludo, non voglio dilungarmi, chiedo anche scusa se il mio linguaggio non sarà stato politicamente corretto, ma ripeto, inizio a far politica da un mese appena, quindi devo modulare la lunghezza dei temi, il modo in cui si esprimono le idee e il modo in cui si porta avanti la propria idea di servizio in maniera diversa, adattandola a quello che sarà il nuovo compito. Chiudo, vi ringrazio dell'attenzione e spero veramente che questa... Ah, e dunque, tra le altre cose, devo dire che martedì ci sarà una importante riunione qui in questa sala, martedì sera alle 5.30, alle 17.30, organizzata dal Think Tank Città Metropolitana, il primo esempio in Italia e forse nel mondo di associazione di club service. In genere ogni club service lavora nell'ambito della propria struttura, è difficile che si ponga in relazione con i club service fratelli, diciamo, Lancio con Lancio, Rotary con Chivanis. Immaginate voi, siamo riusciti a creare una struttura che mette insieme tutti i club service, Rotary, Chivanis, anche quelli femminili, Fidapa, Soroppio, della provincia di Reggio. È stata un'esperienza, ci abbiamo lavorato parecchio anche in questo campo, non saranno espresse posizioni politiche assolutamente nell'ambito di questa struttura. Questa prima riunione sarà dedicata allo studio di un argomento che è stato fino adesso forse un po' sottovalutato dalla classe politica, e oggi posso dire anche da me sottovalutato, perché entro a far parte di questa organizzazione.
e i rapporti fra la città metropolitana e il Parco Nazionale della Spumante. È l'unico esempio in Italia e forse nel mondo, anche questo, in cui abbiamo il territorio di un parco nazionale che ha i propri limiti, le proprie legislazioni ad hoc, entro i confini della provincia, di un'entità provinciale che diventerà entità. Come saranno gestiti questi rapporti? Tenteremo di capirci di più con l'aiuto del professor Pompino, direttore del parco, a partire di pomeriggio. Questo fra le attività non c'entra niente con l'argomento di oggi. Chiedo scusa, sono stato piuttosto lungo, però mi devo resettare un po' e cominciare a ragionare in termini diversi. Grazie all'ascolto. Grazie ad Enzo Vitale. Adesso facciamo una carrellata di giovani presidenti e poi ovviamente presidenti, e passerei la parola per una brevissima testimonianza a Pasquale Oronzio, anche lui presidente del circolo Nike. Buongiorno a tutti, sono Pasquale Oronzio, attualmente senatore. Sarò anche io presidente di... Tuo collega, il senatore, pure lui. Però devo dire sì, grazie. Sarò anche io presidente di un circolo qui sul Reggio, un circolo formato prevalentemente da ragazzi di 20 e 25 anni, con l'idea di essere un interlocutore diretto per i nostri coetanei e accettare le istanze, tutti i progetti e le proposte che loro hanno intenzione di proporci, perché la nostra attività vuole essere non un'attività di puro sindacalismo politico fatto di una protesta sterile, ma vogliamo realmente metterci in gioco e fare la vera politica fatta di proposte che possono migliorare sia il nostro territorio, la nostra città, che anche la nostra università. La parola chiave che sta muovendo il nostro agire in questi mesi è sicuramente entusiasmo. Per usare un termine giovanile, diciamo, siamo molto carichi, con molta voglia di veramente tornare a fare la vera politica, portando avanti i nostri ideali di meritocrazia, legalità e famiglia. Quello che ci muove, la condizione che ci muove è che spesso quando ci si rivolge a noi giovani ci si dice che noi giovani siamo il futuro, siamo i domani. Quello che avremo bisogno di sentirci dire però è che noi giovani possiamo viverci il nostro presente e attraverso il nostro presente costruirci quello che sarà il nostro futuro. Quindi, rimanendo breve come il governatore desidera, quello che spero è che questo entusiasmo che ci caratterizza non venga sprecato, perché sarebbe veramente un peccato, è che i grandi di questo partito vogliono lottare quindi noi per farci diventare realmente il motore di questo partito che sta nascendo. Grazie. Grazie Pasquale, adesso la parola invece ad Ilaria Romeo, presidente del circolo Antenor. Sì, io mi ricollego a Pasquale sul concetto di entusiasmo. Noi abbiamo avuto modo di prendere parte all'esperienza di Pesaro, che è stato il primo incontro ufficiale di noi giovani del nuovo centrodestra, e la Calabria si è saputa distinguere in fatto di presenze, perché credo sia stata la più numerosa fra le regioni d'Italia. Ci teniamo in quanto puntiamo molto su noi giovani, nonostante il periodo, ad essere presenti politicamente nel territorio. Per questo abbiamo iniziato a creare questi circoli. Io prima ve ne ho nominati i primi 20, ma come diceva il governatore, in queste ore sono molti di più. Questa presenza appunto nel territorio deve essere per Reggio un punto di ripartenza per la città stessa, e credo che insomma c'è l'entusiasmo, l'impegno c'è, possiamo fare molto. Bene, grazie Ilaria. Adesso Luana Angelone, che è presidente del circolo Heracles. Buongiorno a tutti. Dunque, per cercare di tenere vivo l'entusiasmo di cui Ilaria e Pasquale hanno appena parlato, riteniamo opportuno dover partire dal basso, far capire ai giovani nelle scuole e nelle università che la politica non è un'entità estranea dalla quale stare alla larga, ma è insieme a noi, ci appartiene, e dunque può essere svolta con serietà, con delle proposte costruttive, valide e anche innovative.
Spesso ci viene chiesto quanto tempo la politica toglie dal nostro studio, ma per noi la politica è anche informarsi, anche leggere un giornale o anche soprattutto avere a cuore il bene comune. Abbiamo la fortuna di avere molti rappresentanti all'interno delle scuole e dell'università e attraverso loro cercheremo di coinvolgere il maggior numero di giovani trasmettendogli tutti questi valori. Siamo dunque pronti a rimboccarci le maniche e a metterci subito al lavoro, perché noi giovani appunto siamo il futuro. Grazie, grazie a Luana. Adesso Federico Milia. Buongiorno a tutti, sono Federico Milia, studente di giurisprudenza all'Università Mediterranea di Reggio Calabria e sono presidente del circolo Rinascita Reggio. In questo circolo siamo tutti ragazzi di circa 20 anni e credo che il partito tramite questa iniziativa ci abbia dato sì l'opportunità di metterci in gioco, però noi dobbiamo cogliere questa opportunità come una responsabilità. Perché dobbiamo essere noi bravi nel coinvolgere tutti i nostri coetanei, perché le esperienze personali sia di rappresentanza mia a scuola, sia dei miei amici Paolo, Luana, all'università, sanno sicuramente meglio di me che i nostri coetanei oggi preferiscono piuttosto che venire magari un paio d'ore al partito, piuttosto che fare volantinaggio anche per una cosa, ma per un'iniziativa che è utile alla città o al nostro territorio, preferiscono fare altre attività, anche nella maggior parte dei casi. Quindi noi dobbiamo essere bravi a coinvolgere il maggior numero di ragazzi, di giovani, dei nostri coetanei, perché soltanto così potrà ripartire la nostra città, soprattutto in un momento storico leggero, dove sia il nostro paese, la nostra città soprattutto risente della crisi sia politica sia dei valori che stiamo vivendo purtroppo. Quindi io credo che tutti noi ci impegneremo al massimo per far sì che ritorni l'entusiasmo tra i giovani e tra la cittadinanza in generale, perché dobbiamo ritornare a fare politica per strada, dobbiamo ritornare a fare volantinaggio, dobbiamo tornare nelle case della gente, non soltanto nei palazzi e come diceva prima il governatore, tramite la burocrazia. Grazie. Antonella De Carlo. Buongiorno a tutti, sono Antonella De Carlo, presidente del circolo Giovani Obiettivi. Dunque, il nostro obiettivo, come dice il nome del circolo stesso, è quello di dare un grande contributo alla rinascita della nostra città. E come? Allora, il nostro circolo è formato prevalentemente da giovani già appassionati di politica e molti giovani che si affacciano per la prima volta a questa nuova realtà. L'obiettivo primario di questo nostro circolo è quello di far sì che i giovani si innamorino della politica e di far sì che i cittadini che oggi non ci credono più si rinnamorino della politica. Noi ci crediamo e speriamo di riuscire nel nostro obiettivo. Grazie, grazie Antonella. Adesso Consolato Minniti. Scusa, Consolata Lampis. Non so perché ho scritto male io, scusa Consolata. Sono Mario Kult e sono omaggiato. Vivo dal 1997 a Reggio Calabria, dove lavoro. Dopo aver finito gli studi ho deciso di rientrare a Reggio Calabria, la mia città. Io sono da sempre vicino ai valori e ai principi del centro-destra e molti anni fa, in modo molto spontaneo, ho deciso di tesserarmi al partito, allora PDL, mi sono collegato al sito e ho liberamente, spontaneamente fatto questa tessera. Non perché avessi pensato in quel momento di iniziare un percorso di militanza attiva, ma perché ho sentito la responsabilità in quel momento storico di dare un sostegno alle persone che in realtà quel modello politico lo stavano portando avanti in prima persona. E oggi lo stesso spirito di allora l'ho sentito e anche in modo anche più rinnovato, perché il nuovo progetto politico del nuovo centrodestra credo che sia un progetto politico molto interessante che possa accettare la sfida di una riforma strutturale di questo paese e in una società molto complessa come quella di adesso, anche estremamente vulnerabile da un punto di vista sia sociale che economico.
chiaramente la trasposizione della nostra città è tutta, come dire, amplifica di più questo concetto. Quindi io mi auguro che, vi rubo solo qualche altro minuto, che i circoli siano sempre più numerosi in modo da creare quella rete di, come dire, di idee, di propositi in grado di poter sostenere chi interpreterà diciamo questa politica a livello nazionale e a livello locale. E mi permetto di dire un'altra cosa, io spero che questi circoli possano anche dare uno slancio rinnovato a quella che credo sia tradizionalmente la cultura politica della nostra città, una cultura di destra. Grazie. Grazie, grazie, continuo, scusami per l'errore. Lillo Romeo, dottore Romeo, anche lui tra i meno giovani. Ringrazio il Presidente di avermi voluto nel novero di questo momento importante di presentazione. Probabilmente non perché sono giovane, perché ho i capelli bianchi, ma forse perché mi occupo di motivazione, quindi mi occupo spesso di giovani e ho a che fare da come psichiatra con molti giovani. Ma che ovviamente abbiamo costituito anche un club che si chiama Psiche, ma Psiche nel significato etimologico, che proprio significa soffio, perché soffio è il soffio da cui partiva l'anima, perché all'anima penso che tutti quanti abbiamo intenzione di tornare quando pensiamo alla politica. Le rune, non so se qualcuno conosce cosa sono le rune sono delle pietre che gli antichi mettevano, significano segreto il nome etimologico, e gli antichi mettevano un grande contenitore e dentro ogni runa c'era una lettera dell'alfabeto vichingo e si estraeva da questo contenitore una runa. La runa aveva un significato propiziatorio, per cui estraendo una runa in qualche maniera ci si chiedeva che cosa il mondo voleva da noi e non certo cosa noi vogliamo dal mondo. Questa è una vecchia frase, penso, di un vecchio presidente degli Stati Uniti. Sarebbe bello se ognuno di noi cominciasse a pensare cosa può dare al mondo e non cosa il mondo può dare a noi. In tutto questo sicuramente ci stanno i sogni. E penso che avendo a che fare con le nuove generazioni, quello che ho sentito dai vari Pasquale, Tonella e tanti altri che parleranno dopo, forse oggi bisogna tornare assieme ai sogni e non barattare i propri sogni per qualcosa di materiale. Io sarei per un ritorno a degli aspetti importanti che appunto il soffio dell'anima in qualche maniera ci ricorda. E perché no? Questo significa parlare di educere, di educazione. Educere viene dal termine appunto ex lucere, cioè condurre fuori, dove non sono io che impartisco a mio figlio qualcosa, ma cerco di tirare da mio figlio le cose più belle, le cose più importanti. Che differenza c'è tra uno statista e un politico? Lo statista pensa, diceva Lincoln, alle nuove generazioni, quelli che verranno dopo, i nostri figli. Il politico pensa domani, quindi c'è una bella differenza tra quello che probabilmente il nuovo centrodestra, quindi il nuovo, vuole fare, e la partecipazione quindi democratica, uno slancio, un entusiasmo sentivo, dove il termine etimologico di entusiasmo appunto ci riporta all'avere il Dio dentro, quindi entusiasmo significa questo. Probabilmente Domenico Guerriero poi citerà una, che sentivo e citerà una lettera dei Giusti di Borges, e mi piacerebbe solo una frase o due frasi di questa lettera, che per ricordarmi anche quello che dirà pure lei, e che c'è qualcuno, i Giusti, c'è qualcuno che diceva appunto, Presidente Scopelliti, la maggioranza silenziosa, c'è una parte che costruisce in silenzio, che crea delle cose, qualcuno che si entusiasma ancora per gli scrittori e per una poesia, per Stevenson, diceva il dottor Vitale che scrive libri, e gli preferisce che abbiano ragione gli altri ancora, perché non è che abbiamo sempre ragione noi. E chi pensa che tutte queste persone stanno salvando il mondo. Grazie. Insieme a Lillo sono nati altri 14 circoli a quello di Lillo, quindi c'è un grande gruppo, un grande fermento nell'associazionismo, insomma di tutta una serie di realtà che sviluppano idee e che creano ovviamente aggregazione. Passerei adesso la parola a Lorenzo Federico. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, detto così sono molto più rapido. Sono Lorenzo Federico, sono nato a Reggio Calabria da 20 anni, sono funzionario del Ministero dell'Interno.
ho lavorato alla questura di Lucca, alla questura di Pisa, alla prefettura di Crotone, alla questura di Reggio Calabria. Da 4 anni lavoro presso la sede principale, ribadisco principale, di Reggio Calabria, all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Sono stato chiamato qui per esplicitare le motivazioni che mi hanno spinto alla costituzione di un circo del nuovo centrodestra. Per spiegare ciò devo preliminarmente dirvi che sono stato consigliere del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale nella circoscrizione di Sbarre, il mio quartiere dove vivo tuttora nel 93, l'anno in cui Gianfranco Fini veniva eletto consigliere del Comune di Reggio Calabria. Se non ricordo male fu lui a parlare per primo del modello Reggio, suscitando l'invidia, sentimento che non ci appartiene, di molti, di pochi che se continuano ad essere invidiosi perderanno, ammesso che non l'abbiano già perso, il lume della ragione. Dicevo consigliere di circoscrizione del 1993, l'anno in cui Giuseppe Scorbelliti, consigliere comunale, guidava il fronte della gioventù e partecipava con ardore, è importante sottolineare questo, partecipava con ardore ai consigli di circoscrizione. Questo lo dico a quei nominati della politica che l'unica cosa che hanno saputo fare è stata quella di scegliersi il colore della cravatta da indossare o dello smalto da usare. Dicevo il 1993, l'anno in cui il senatore Renato Meduri era un sicuro punto di riferimento. Dopo il passaggio lavorativo a Crotone, nel 2007 sono rientrata a Reggio Calabria. È difficile dimenticare le proprie origini, è stato più forte di me. Nel 2007 sono stato eletto nuovamente consigliere di circoscrizione in Alleanza Nazionale, sempre a Sbarre. Nel 2011, alle elezioni amministrative provinciali, in meno di un mese di campagna elettorale, sono riuscito a collocarmi secondo e non eletto ad una manciata di voti dal primo dei non eletti. Forse sarebbe sufficiente questo per far comprendere a tutti voi le ragioni che mi hanno portato a costituire un circo del nuovo centrodestra. Insieme per fare, questo è il nome che io e dei miei amici abbiamo voluto attribuire al circolo di cui sono presidente. Insieme, parola ormai entrata nel lessico del nuovo centrodestra. Insieme perché la condivisione fa la forza. Per fare, per continuare a realizzare, soprattutto nelle nostre città, quello che altri hanno saputo soltanto declamare. Un amico mi ripete spesso che ho uno spiccato senso del dovere. Ecco, io ho fatto questo per dovere civico e quei pochi o tanti che mi conoscono sanno che per il poco tanto che faccio lo faccio sempre con serietà e passione. Quella passione politica mi ha sempre fatto riconoscere il colore della maglia da indossare della squadra di cui fare parte. Squadra, ecco un'altra parola ormai entrata nel lessico del nuovo centrodestra. Chi vorrà far parte del circo del nuovo centrodestra insieme al Fare di Reggio Calabria, via Loreto numero 116, dovrà pertanto avere il senso del dovere e la voglia di fare. Per ridare ascolto alla gente, qualcuno già rimpiange i consiglieri di circoscrizione in trincea sul territorio. Per ridare alla gente la speranza di un futuro migliore, perché è nel futuro che io e i miei amici del circolo vogliamo spendere la nostra passione. Grazie e buon lavoro a tutti noi. Bene, adesso la parola, l'ultimo intervento al dottore Filippo Frattima, che ovviamente è conosciuto anche il presidente, mi permette di dire, ma ovviamente questo non ha a che fare col tema della politica, il presidente dell'odontoiatri della provincia di Reggio Calabria. Grazie, buongiorno a tutti. Mi chiamo Filippo Frattima, la maggior parte di voi mi conosce. Sono odontoiatra, presidente dell'odontoiatri di Reggio Calabria, quindi sono abituato a parlare in altri ambiti. Però mi pregio di dirvi che sono stato, forse, anzi senza forse, l'ultimo medico che ha curato Ciccio Franco. Compianto affettuosissimo, quindi secondo me sarebbe molto felice, anzi in questo momento è felice di vedermi seduto qua accanto a voi. Mi ha preceduto Lillo Romeo con una lezione magistralis, per cui ora devo parlare solamente di qualcosa di un pochino di più concreto. Siamo tutti coscienti che la situazione economico-politica del nostro paese è disastrosa. La disoccupazione giovanile ha toccato livelli mai raggiunti, la nostra gente non sa come arrivare a fine mese, le imprese e i negozi chiudono, i professionisti non riescono neanche a pagare le tasse. Ormai anche i nostri vecchi chiedono l'elemosina per le strade. Davanti a tale situazione non si può rimanere insensibili. È dovere di tutti scendere in campo, fare qualcosa per gli altri. Per cui non ho potuto resistere alla chiamata del mio amico di sempre Candelo Rimpalzano, il quale ha voluto onorarmi proponendomi l'incarico di presidente del circolo al centro di Reggio che abbiamo denominato Bronzi di Riace. Un circolo che si prefigge l'obiettivo di dare il proprio modesto contributo di idee per un dovere di rilancio della nostra città e dei nostri concittadini, affinché i nostri giovani rimangano in Calabria, affinché si creino nuovi posti di lavoro, per fare in modo che le nostre piccole imprese abbiano un aiuto dalle banche,
per non dover chiudere la propria attività, perché i nostri anziani abbiano il necessario da vivere e perché non si debba assistere più alla visione di cui dovremmo vergognarci tutti, del vecchietto che fruga nel cassetto della spazzatura per trovare qualcosa da mangiare. Buon lavoro a tutti e grazie. Grazie ovviamente a tutti gli altri presidenti di circolo che per motivi di tempo hanno con me convenuto rinunciare all'intervento. Li ringrazio tutti per la loro presenza e un grande in bocca al lupo per l'attività che svolgeremo, soltanto inizio in città, per trasmettere un messaggio sano di politica e di buona politica. C'è anche, diciamo così, questa mattina una notizia che sembra Casini abbia lanciato su Repubblica, se non vado errato, insomma, di un messaggio in cui dice: possiamo costruire adesso il nuovo centrodestra. Beh, un bel messaggio, è un messaggio rassicurante, un messaggio che dimostra come il centrodestra in questo paese può continuare ad essere un centrodestra di governo. E mi permetto di sottolineare che non bisogna andare molto lontano per vedere quale modello di centrodestra. Quello calabrese è stato l'avanguardia ed è un modello sicuramente di riferimento anche per il futuro del centrodestra italiano. Quindi noi siamo tutti felici di aver accolto e di aver, diciamo così, letto questa testimonianza di Pier Ferdinando Casini, che ovviamente è uno stimolo ancora di più a lavorare tutti insieme per costruire un centrodestra italiano vincente. Ci sono i giornalisti, non so se qualcuno ovviamente vuole fare qualche domanda, noi siamo tutti qui pronti ad ascoltare e a rispondere. Io parlo perché arrivo ultimo, quindi... Lei, scusi, si presenta di quale testata è, oltre ad essere il decano dei giornalisti del Regina? Interpellano lei, dottor Romeo. Non è un intervento, è un saluto affettuoso, perché passiamo di destra da sempre, qualche differenza non ci sta nella vita, ma mai un tradimento, sempre ci sta. Abbiamo amato al bilancio, non voglio fare una cosa degli amori, abbiamo amato quelli che hanno sofferto, si nascondevano nei cantinati, subivamo le botte come Ciccio Franco. Io non dimentico mai la rivolta, è un patrimonio da tenere presente e buttandolo in faccia agli ex che sono diventati destra anche loro, ma ti davano legnate e facevano i confidenti di questo. Scusate il tipo di intervento, ma è un po' pazzerellino. La destra è sempre bella, è ricca, profonda la destra. E quindi devo dire soltanto, più vedo visi giovani, più mi rincuoro, più dico continuiamo con tutti gli errori del passato. Ma ci emendiamo sempre, e voglio dire, senza andare col vincitore, perché è proprio vicino alla cosa, che noi abbiamo imparato ad amare Scopelliti, perché ci ha rappresentati con dignità ovunque. Io mi ricordo un po' che... Ecco, per dare un applauso bisogna citare il governatore, altrimenti... A parte le battute spiritose, siamo qua, dobbiamo sentirci fieri di essere qua. Dicevo, qualche difficoltà c'è stata in passato, ma un uomo di destra e sicuramente non sarà mai un giovane, è una cosa importante. Non si vende per un piatto di pasta, avrà bisogno anche lui di bussare alle porte dei potenti, ma lo fa con dignità, non tradisce. Questa è la destra, il futuro del nostro paese. Ci sono comunisti qua dentro, mi dispiace, io andrei via con la carica di chissà cosa è avvenuto da quelle parti, ancora continuo mascherato. Noi abbiamo la nostra croce, non la nostra. Va bene. Allora torniamo invece per un benvenuto a questa riunione che è bellissima, perché mi ricorda la canzone Giovinezza e Giovinezza, quindi questo c'è un impeto dietro, travolgente. E questo è anche, anzi odio questo periodo, perché ha cose che non mai avuto noi. È riuscito a unire anche la centrodestra, con tutte le cinghie dentro, con tutte le cioè, però lui tira, è un capo, facciamoci un applauso, prossima volta parlerò meglio. Quella
del dottore Saulo Lombardo era invece, diciamo così, un mini comizio pro, insomma, lo ringraziamo. Fossero tanti giornalisti, insomma, diciamo così, non di centrodestra, per carità, ma fossero... Noi chiediamo soltanto correttezza e non sempre la riceviamo. E se c'è qualcun altro che vuole intervenire, ecco. Caterina De Bodi del Quotidiano. Senta, lei ha parlato di ripartire dal basso, anche in merito all'elezione delle nuove figure dei coordinatori. Ha già le idee più chiare che vuole illustrare già d'ora o sarà un percorso in divenire? Sì, allora, volevo precisare che il senatore Gentile, adesso non so se lo farà oggi, sicuramente no, perché anche lui sta facendo, credo, in contemporanea una conferenza stampa a Cosenza e così via, con tutta la Calabria stiamo facendo qualche iniziativa, e sarà il coordinatore regionale Gentile che nei prossimi giorni nominerà il comitato promotore provinciale, che tendenzialmente sarà un'istituzione, diciamo così, rappresentativa del territorio, quindi in questa fase, fino alla costituente, fino a fine marzo e nei mesi successivi, a governare e a reggere il partito saranno queste 4, 5, 6, 7 figure, dipende anche dai rappresentanti quanti sono. Ad esempio a Reggio Calabria presumo che saranno 7-8 persone, saranno i consiglieri regionali, i senatori, quindi sarà una sorta di comitato promotore, così come è stato definito. Mentre la previsione è che nelle fasi successive il congresso si farà l'elezione del coordinatore, del presidente provinciale, che è già stato stabilito alla commissione dell'organizzazione dei circoli, presieduta dal senatore Esposito, che ha già deciso e proporrà al congresso che l'elezione dei coordinatori provinciali avvenga attraverso il voto del singolo iscritto, che ovviamente determinerà l'elezione del coordinatore provinciale. Quindi in questa prima fase ci sarà il comitato provvisorio, dopo il congresso. Se c'è qualche altro intervento, niente, sembra di no. Ah, prego. Profitto, venerdì prossimo verrà Alfano. No, Alfano verrà sabato. Sabato prossimo. No, ci ho detto che era stato anticipato per martedì. No. Quindi è confermato sabato. No. In previsione sarà ufficializzato nelle prossime ore, in previsione ci sarà un'altra iniziativa giorno 7. Alfano verrà probabilmente in Calabria il giorno 8, ancora il programma non è definito, ma il giorno 8 Alfano sarà in Calabria. Ma si sta lavorando al programma, vediamo, insomma, se credo che verrà anche nella sua funzione di ministro. Poi questo sarà il programma, nelle prossime ore lo avremo più chiaro. Non lo so, sarà Alfano, insomma, io adesso non so a che punto siano le procedure o meno, è stata fatta una richiesta, quindi non so se i tempi, se ci sono state le decisioni, sarà lui poi a dirlo, ma non credo che ad oggi ci siano novità, credo che sia un po' prematuro, però quello che penso io, adesso non voglio dire cose che non conosco, quindi direi una bugia. Altri interventi? No? Bene, grazie a tutti per la presenza. Buon lavoro! Ma Reggio della Calabria abbiamo un obiettivo che sono circa 500 circoli. E noi contiamo da qui a un mese a mettere in campo in tutta Italia 7-8 mila circoli e poi nell'intero anno arrivare ovviamente a 12-14 mila, l'obiettivo che ci siamo posti. Reggio risponde come sempre con una grande presenza, una grande testimonianza. Questi sono i primi 20 circoli, certo in queste ore ne sono nati tantissimi altri e infatti a questa conferenza stampa molti volevano prendere parte, però c'è una presenza qualificata, bella, fatta di giovani, che sono il vero grande messaggio che serve oggi alla città. I giovani che si accostano alla politica, che diventano protagonisti, che diventano presidenti di un circolo,
che si candidano, ovviamente chi fa il presidente del circolo è già di diritto componente della costituente del nuovo partito, quindi il nuovo centrodestra che si riunirà a fine marzo, fino all'ultima settimana di marzo, nei tre giorni che faremo per far nascere il partito. La dimostrazione che nonostante tutto in questa città, nonostante tutto ciò che è accaduto, nonostante le grandi azioni denigratorie, di vergogna e di delegittimazione anche e soprattutto nei confronti della città, i giovani hanno un solo grande messaggio da lanciare. Reggio può rinascere soltanto se ognuno di noi si ricorda che la politica è il vero grande strumento per rinascere e per far rinascere la nostra Reggio. E quindi questi ragazzi sono in prima linea per condurre una grande battaglia, ancora una volta, di grande civiltà e di grande prospettiva. Ma le elezioni sono ancora ovviamente lontane. E Alfano non avrà certamente la possibilità di dire se si voterà o meno, perché in atto c'è una richiesta di proroga fatta appunto dalla prefettura, che dovrà essere vagliata e valutata. Poi, a meno che non si giungerà a una soluzione in queste ore, credo che non ci siano le condizioni per determinare la scelta di eventuali elezioni subito o in una fase, ovviamente una fase successiva. Così come per il candidato, noi abbiamo già le idee molto chiare, al momento opportuno saremo nelle condizioni di lanciare, mettere in campo il candidato migliore per la città, per dare continuità a un progetto, che era quello, progetto di una città che era credibile, che era stimata, che era una città che era diventata un modello di riferimento, una città che aveva un suo futuro e che si è disegnata una prospettiva, che poi forse un giorno, quando tanti, o meglio chi ancora non ha compreso, riuscirà a comprendere ciò che è accaduto, si spiegherà che forse ancora una volta è stato negato un sogno a tanti di noi, a tante persone, a tanti reggini che avevano la possibilità di disegnarsi una prospettiva. Questo è quello che pensa il nuovo centrodestra, con tutti gli errori che si possono aver commesso durante una sindacatura. Però vede, più ogni giorno che passa c'è un comune in Italia, ogni giorno che passa c'è un comune d'Italia che dichiara il dissesto. Beh, forse incomincerei a fare domande. Se adesso i comuni sono diventati centinaia, incomincerei a pensare che forse l'amministrazione Scopelliti non ha fatto nessuna nefandezza. Ma il candidato deve essere un candidato di coalizione. Noi non vogliamo né uomini che non siano coraggiosi, né mezzi uomini, né uomini che magari sono innamorati di altri uomini. A noi ci piace l'idea di avere, mettere in campo uomini che siano innamorati di donne, che amino il rapporto di coppia e che individuano nel rapporto di un matrimonio un uomo e una donna. Ecco, questo è il nostro desiderio, e ovviamente quando faccio questo tipo di parallelo voglio dire che noi vogliamo uomini che siano innamorati della città, che capiscono e comprendano qual è lo sforzo che va messo in campo e che abbiano a cuore le sorti di questa comunità, come tanti altri hanno dimostrato nel passato.